periodo che mi vanno male le cose. Napoli 2, Sassuolo 0, con il Solbalba che c'è. Il giudice tanto incognito, in effetti è vero, perché quando faceva il giudice penale la formula assolutoria per non aver capito il fatto la usavo abbastanza. Ma io raccolgo il tuo invito, Antonella, a copiare dal libro di Michele. Anzi, Picasso diceva che non bisogna copiare, ma bisogna rubare. Ecco, io dal libro di Michele ho rubato un bel po'. Beh, se dovessero darmi una pena farei forse la fine di Cesare Battisti, ma non quello che hanno preso ieri, ma quello che hanno impiccato fatto impiccare gli austriaci, perché il libro di Michele è molto bello e soprattutto si presta a essere copiato. E un pochino. Sì, è una sua frase, è la frase iniziale del mio prossimo libro. Infatti, ho copiato. E sono anche un po' invidioso di questo libro perché... È proprio citato. Certo, è citato lui, preso dal libro. Ho copiato tutti, citato, copiato. Citato ed elogiato pubblicamente nel prossimo libro del dottor Martinelli, che non possiamo far concorrere se non l'anno prossimo. E devo dire, sono un po' invidioso. No, però lo diciamo come si intitola questo prossimo libro, no? Dai. No, lo sappiamo, no? Lo sappiamo, abbiamo già visto la copertina, quindi se lo vedete in libreria compratelo, anche se non è in corso, non è in concorso con noi. Tra una settimana esce, eh? Quindi una copertina rosa, bellissima, e il titolo lo vuoi dire? Sì. Chiudi gli occhi che mi vedi meglio. Chiudi gli occhi che mi vedi meglio. Bene. No, lo dico perché ci sono dei fan di Angelo Martinelli, nel senso che c'è il papà di Francesca Romagnoli, gli ha comprato tutti i libri, Rosetta Attento pure, quindi Presidente Leoni, lei deve venire spesso a trovarci perché questi libri lei li venderà tutti, non solo quello di Gian Fighetti.